L'UNASCO, Unione dei produttori olivicoli italiani, è presente a New York alla seconda edizione di Ospitalità Italiana, ristoranti italiani nel mondo. Manifestazione realizzata grazie anche all'ausilio organizzativo della Camera di Commercio Italo-Americana di New York. Il nuovo presidente dell'UNASCO, Luigi Canino, succeduto al dimissionario Elio Fiorillo, che lascia dopo ben 15 anni interrotti di presidenza, è nella grande mela per promuovere e far conoscere le qualità dell'olio extravergine di oliva nostrano. Con noi il presidente dell'UNASCO. UNASCO sinonimo di olio. Sì, l'UNASCO è una unione di produttori olivicoli che rappresenta un po' tutte le regioni d'Italia. Noi come unione raggruppiamo, come le dicevo, i produttori e li seguiamo in tutta la fase dalla produzione alla estrazione dell'olio e seguiamo tutto il processo per quanto riguarda la tracciabilità del prodotto. Noi garantiamo la qualità del nostro olio dei produttori e lo certifichiamo. Il nostro obiettivo qua a New York è quello proprio di far conoscere le caratteristiche organolettiche dell'olio extravergine d'oliva. L'olio extravergine d'oliva, qual è la sua diffusione nel mondo? La diffusione a New York è abbastanza diffusa. Bisogna distinguere i vari tipi di olio extravergine. Per avere la garanzia assoluta che sia un olio extravergine di qualità, bisogna essere certi che è un olio, diciamo, che viene dai produttori, perché purtroppo nel mercato, in un mercato ormai così diffuso, con tutti i tipi di olio extravergine, alcune volte non si va ad acquistare effettivamente, non si riesce a distinguere la qualità, quindi è importante avere un ente che garantisce, che certifica la qualità. Noi come UNASCO, il nostro cavallo di battaglia quello di far conoscere a tutti i consumatori quali sono, ripeto, le qualità organolettiche dell'olio extravergine d'oliva. Noi ormai è da decenni che portiamo avanti questo discorso e da un po' di anni che anche a New York abbiamo intrapreso questa attività di promozione che abbiamo trovato un riscontro positivo da parte di tutti i consumatori. Noi intendiamo ancora portare avanti, anche grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di New York, intendiamo continuare e perseguire su questo obiettivo. L'olio extravergine non è solo qualità intrinseca, è importante. Perché olio extravergine? Perché l'olio extravergine è una spremuta di olive che non ha conservanti, quindi perché il consumatore deve essere stimolato a utilizzare l'olio extravergine? Proprio per questo, perché è una spremuta di olive, quindi naturale. E ci sono anche vari tipi di extravergine. Noi in Italia rappresentiamo circa 600 cultivar e ogni cultivar ha una sua caratteristica organolettica, ha un sapore, ha un odore particolare. E l'Italia per questo ha un vanto per la qualità che sempre porta avanti. Ci sono anche gli oli. Noi da parecchio tempo portiamo, ripeto, la tracciabilità del prodotto
e quindi il consumatore ha la possibilità, cliccando sul sito dell'UNASCO, può andare veramente a verificare se quello è un olio che viene dall'olivo, nel senso che segue tutto il processo dalla raccolta alla produzione, all'imbottigliamento, tutte le fasi, quindi ha una garanzia assoluta che quello è un prodotto di qualità. Noi abbiamo anche i prodotti biologici, come lei sa i prodotti biologici sono quell'olio che non vengono utilizzati i prodotti chimici e quindi garantiscono anche una genuinità da questo punto di vista. Per ultimo anche l'EDOP e l'IGP. L'EDOP sono oli che vengono diciamo così coltivati in una zona più ristretta, in un areale più ristretto e riconosciuto, e quindi un'altra garanzia assoluta, in quanto i produttori che vogliono produrre gli oli DOP devono essere sottoposti ad un disciplinare di produzione e quindi seguito pure in tutte le fasi, e sono sottoposti a delle regole molto ferree e precise. Anche le IGP sono degli oli che vengono prodotti in un areale un pochino più vasto, più regionale, ma sempre che devono seguire un processo tramite un disciplinare di produzione. Noi tendiamo a perseguire questo obiettivo, perché non ci stancheremo mai di dire consumate olio extravergine d'oliva, perché oltre ad essere un prodotto buono e naturale è un prodotto che fa bene alla salute umana. Perché fa bene? Perché l'olio extravergine d'oliva contiene i grassi cosiddetti polinsaturi e sono carichi di polifenoli, che sono quelle essenze naturali e sono degli antiossidanti per il corpo umano, e quindi anche da questo punto di vista vanno bene per la salute dell'uomo. Ecco, noi, come le ripeto, noi intendiamo perseguire questa strada, grazie, ripeto, alla collaborazione della Camera di Commercio. Mi auguro che anche in futuro questo rapporto possa continuare e quindi cercare ancora di promuovere questo nettare, questa spremuta di olive che veramente fa bene alla salute, fa bene al palato e diciamo che veramente è un prodotto che ne vale la pena.